e non parlerò più. Ugo Marano, 1943. Artista radical concettuale, utopico. Negli anni 60 espone sculture di ferro arrugginite in rapporto analitico col territorio. Plasma un antipavimento in terracotta come piano terapeutico. 70. Lavora direttamente nel sociale in termini di riappropriazione analitica dell'urbano. Restaura il mosaico del Duomo di Amalfi, progetta il Museo Vivo, esistenza attiva, radicalità positiva. Realizza oggetti magici, radical, concettuali ed ambienti di architettura utopica. 80. Progetta la Fabbrica Felice ed una lunga serie di oggetti sul tema della storia infinita. Restaura il mosaico sull'arco di fondo del Duomo di Salerno. Realizza l'antimonumento ai martiri del terrorismo a Salerno, riportato nella voce architettura del dizionario enciclopedico Curcio come esempio di lavoro nuovo in un ambito internazionale. 90. Concepisce la libera scuola dei vasai di Cetara, forma 34 grandi vasai sul principio di nuova filosofia di lavoro, operare nelle pause della giornata ed avere molto tempo libero da vivere, realizzare solo pezzi unici come ricerca della gioia. Progetta per il comune di Salerno ed esegue la Fontana Felice come esperimento di nuova cultura della ceramica, madre delle arti. Perfeziona con l'assessore Persico il progetto di comunicazione dell'evento, con il risultato di una risposta collettiva, inattesa ma sperata. Fa nascere con Pasquale Persico il Museo Città Creativa del Comune di Salerno, il museo che non teme i furti. Progetta la piazzetta della tolleranza a Cava dei Tirreni, di prossima edificazione. In occasione del Maggio dei Monumenti a Napoli, presenta nella corte del Maschio Angioino un lavoro concettuale, Sole di Creta e Tavolo Maestoso, a carattere enciclopedico, sulla cultura svelata del sole e della ceramica, madre delle arti. Ha studiato mosaico in Vaticano e all'Accademia di Ravenna. Ha partecipato a mostre alla Biennale di Venezia, Triennale di Milano, Quadriennale di Roma, a mostre in musei internazionali, conferenze nelle università, spettacoli in teatri, lavori per la televisione, articoli per riviste e quotidiani, ha scritto libri, non ha seguito mode ed avanguardie, ma ha realizzato ricerche e traslazione di linguaggio, ben conoscendo che l'arte si esprime come una nascita. Come piano terapeutico. 70. Lavora direttamente nel sociale in termini di riappropriazione analitica dell'urbano. Restaura il mosaico del Duomo di Amalfi. Progetta il Museo Vivo. Esistenza attiva. Radicalità positiva. Realizza oggetti magici, radical, concettuali ed ambienti di architettura utopica. 80. Progetta la Fabbrica Felice ed una lunga serie di oggetti sul tema della storia infinita. Restaura il mosaico sull'arco di fondo del Duomo di Salerno. Realizza l'antimonumento ai martiri del terrorismo a Salerno, riportato nella voce architettura del dizionario enciclopedico Curcio come esempio di lavoro nuovo in un ambito internazionale. 90. Concepisce la libera scuola dei vasai di Cetara, forma 34 grandi vasai sul principio di nuova filosofia di lavoro, operare nelle pause della giornata ed avere molto tempo libero da vivere, realizzare solo pezzi unici come ricerca della gioia. Progetta per il comune di Salerno ed esegue la Fontana Felice come esperimento di nuova cultura della ceramica, madre delle arti. Perfeziona con l'assessore Persico il progetto di comunicazione dell'evento,
con il risultato di una risposta collettiva, inattesa, ma sperata. Fa nascere, con Pasquale Persico, il Museo Città Creativa del Comune di Salerno, il museo che non teme i furti. Progetta la piazzetta della Tolleranza a Cava dei Tirreni, di prossima edificazione. In occasione del Maggio dei Monumenti a Napoli, presenta nella corte del Maschio Angioino un lavoro concettuale, Sole di Creta e Tavolo Maestoso, a carattere enciclopedico, sulla cultura svelata del sole e della ceramica, madre delle arti. Ha studiato mosaico in Vaticano e all'Accademia di Ravenna. Ha partecipato a mostre alla Biennale di Venezia, Triennale di Milano, Quadriennale di Roma, a mostre in musei internazionali, conferenze nelle università, spettacoli in teatri, lavori per la televisione, articoli per riviste e quotidiani, ha scritto libri, non ha seguito mode ed avanguardie, ma ha realizzato ricerca e traslazione di linguaggio, ben conoscendo che l'arte si esprime come una nascita. Ugo Marano, 1943.